Cercheremo appunto di presentare le persone che oggi parleranno e introdurremo anche i temi su cui si discuterà. Tu sei Veronica Crespuciani, è una delle più grandi e bravi registe giovani che abbiamo in Italia. E si è prestata a giocare con me e a camminare insieme in questo pomeriggio e parlare di tante cose che ci assillano attraverso tante persone che prenderanno la parola durante... Eccolo che sta arrivando lì. Sì. Dunque, dicevamo, durante questo pomeriggio ci saranno molte persone del mondo del lavoro e della società che solitamente non trovano spazio per farsi ascoltare.
e poi ci saranno molti esponenti importanti del mondo della cultura, del giornalismo del nostro paese. Con me chiediamo, questo lo chiediamo alle persone che saliranno sul palco, che di essere un pochino stringati, perché altrimenti non riusciranno a parlare tutti. Allora faremo questo piccolo gioco: quando ci vedranno avvicinarsi a loro, cercheranno di chiudere, ok? Vivere o sopravvivere? Nell'Italia del 2013 questa è la scelta di gran parte della popolazione italiana. La scelta è tra mangiare o studiare, tra mangiare o curarsi, tra lavorare o prendersi cura dei propri figli o dei genitori anziani. Non scelte, ma ricatti di una crisi che attanaglia ceto medio e giovani generazioni. Una crisi ignorata da una classe dirigente che mai come in questi giorni si dimostra incapace di avere una visione chiara sul rilancio del paese. Queste sono alcune righe di un comunicato che ho preso dal sito di Tilt, una rete di persone, associazioni di singoli e di gruppi che si sono spesi molto per questa battaglia comune sul reddito minimo. E invito qui a parlare la portavoce Maria Pia Pizzolante. Di 20 anni di berlusconismo. Per la mia generazione non era la consegna di un uomo alla galera, ma la speranza di uscire dal ricatto che attanaglia le vite, di uscire da anni di politiche sbagliate che hanno consegnato un paese allo stremo. Sognavamo di liberarci da un presente immobile per entrare nel futuro e di colpo ci siamo ritrovati catapultati nel passato. Ci sentiamo traditi, certo, ognuno di noi con le proprie speranze e il proprio impegno. Faccio parte di un'associazione che nel suo piccolo si è schierata, senza paure e tatticismi. Chi alle parole crede, non si può che cominciare da qui, da quel racconto deviato che riporta tutto a un concetto naturale, sia maschi e femmine per natura e non per cultura, ancora non scalfito nonostante i secoli. Di nuovo c'è che quel malinteso concetto di natura, uomini forti e donne deboli, uomini predatori e donne prede, si miscela con un generale terrore dell'abbandono che oggi ci riguarda tutti, donne e uomini. Ma le donne, diceva una psicologa tempo fa, temono di essere lasciate e gli uomini lo rifiutano. Per cultura e non per natura. Il femminicidio si chiama così proprio perché definisce un tipo di delitto che avviene all'interno di relazioni impregnate di una struttura culturale arcaica, che ancora non si dissolve. Non tutte le relazioni sono così, non sempre, ma un poco di questa eredità ci riguarda tutti, uno per uno e una per una. E anche con questo bisogna fare i conti, anche con questo dobbiamo imparare a non dire a me non succede e neanche a quelli che conosco. Bisogna guardare oltre o guardarsi dentro, che è ancora più difficile. Questa riflessione è presa dal libro di Loredana Lipparini e Michela Muggia, L'ho uccisa perché l'amavo. Ed è con noi Monica Pepe, giornalista, ideatrice dell'associazione Zero Violenza delle Donne, un'associazione che monitora la condizione delle donne in Italia e all'estero. Eccola, mi ha chiesto fammi dire tutto, io per me puoi stare fino a domattina, ma vabbè, ho solo un ruolo ingrato, ma non è colpa mia. Ci parlerà di questo argomento. Grazie. Ciao a tutti e a tutte. Cosa vuol dire fare la cosa giusta oggi? Riconoscere i propri sbagli, tutta l'eredità di quello che è stato uno dei movimenti sociali e partitici più forti della sinistra in tutto il mondo è stata cancellata. La sinistra in Italia è morta da tempo, ha vinto il potere, che non ha più avversari. E fare un'alleanza partitica con chi ha fatto a pezzi la cultura di sinistra nella società e nella testa delle persone è stata una scelta sbagliata. Di quelle le cui conseguenze non le paga un gruppo di dirigenti politici, ma le pagano milioni di persone in carne ed ossa, con il risultato di politiche fasciste e persecutorie nei confronti delle fasce più deboli e di tutti quelli che per una precisa condizione esistenziale non hanno potere che la ricerca universitaria. Il capitale ci fa desiderare tutto e ci dà tutto, e
così non facciamo più alcuna ricerca a livello di emozioni, incontri umani e politici, perché non abbiamo più le parole e il coraggio per cercare di affrontare la diversità dell'altro. L'insofferenza è sempre alle stelle. La moltiplicazione dell'immagine e degli strumenti di autonarrazione contribuiscono ad un continuo indebolimento della nostra identità, unica condizione per avere una relazione orizzontale con l'altro e non un nemico o uno a cui soccombe. Afghanistan. Grosso attentato contro un centro di addestramento di truppe e polizia afghana. L'onda d'urto dell'esplosione ha investito il posto di primo soccorso di Emergency, che sta a 800 metri da lì. Due dei nostri infermieri afghani lievemente feriti, vetri e porte diverti. Un bambino è arrivato moribondo al posto di primo soccorso. 35 persone sono state invece portate al nostro centro chirurgico di Kabul. Tra questi 5 bambini e uno di loro, 10 anni, è arrivato già morto. Per tutti gli altri, le sale operatorie lavorano a pieno ritmo. Un'ordinaria giornata di guerra. Buon lavoro a tutti i nostri colleghi internazionali e afghani che non smettono di operare in questa situazione difficile. Questo è un post di Cecilia Strada, presidente di Emergency, e anche moglie del giornalista collaboratore di Emergency, che sta per salire, che si chiama Maso Notarianni. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Quelle parole, le parole che avete sentito parlavano di Afghanistan, raccontavano di un paese dove c'è la guerra, dove c'è una guerra. Non so quanti di voi lo sanno, associazioni come Emergency stessa adesso lavorano anche in Italia, perché anche in Italia c'è guerra, c'è la guerra verso i poveri, la guerra verso chi non ha diritti e che è sempre più spinto nel limbo di quelli che non contano nulla. Allora io cito Riccardo Terzi, che è un grande compagno che se n'è appena andato dal PD di Milano, che dice: la parola sinistra è un'espressione del sociale prima che del politico, e dal sociale occorre ripartire, dalle contraddizioni che ancora attendono di essere esplorate, rappresentate, organizzate. La sinistra è questo lavoro di scavo nel sociale, il resto, dice Riccardo, è solo chiacchiera. Io ci aggiungo che il resto è chiacchiera assolutamente incomprensibile, del tutto interessante ai più, agli abitanti di questo paese. 5 italiani su 100, tra i 14 e i 65 anni, non sanno distinguere una lettera dall'altra. Sono analfabeti totali. 38 su 100 lo sanno fare, ma riescono solo a leggere con difficoltà delle cose scritte in modo semplice, i titoli di coda dei film. 33 su 100 superano questa condizione, ma non sono in grado di capire o interpretare un testo scritto che riguardi fatti collettivi o di rilievo, leggere un giornale. Stiamo dicendo, in sostanza, che soltanto il 20% della popolazione adulta di questo paese possiede gli strumenti minimi, indispensabili, di lettura, scrittura e calcolo per vivere in una società complessa come questa. La democrazia ovviamente non può vivere in una situazione del genere, perché nessuno può pensare di contare qualcosa se non è in grado di interpretare quel che gli succede all'intorno o addirittura di conoscerlo. In Italia ci sono 9 milioni di persone che sono state in qualche modo espulse dal sistema sanitario nazionale, che non si possono permettere le cure. In Italia il 46%. Questa è diseguaglianza sociale, è un'altra cosa. La crisi capita accidentalmente. Questa situazione è voluta, è studiata, è pianificata da anni. E allora io credo che in questo momento si debba tornare a dire delle cose semplici, forti, chiare,
radicali, comprensibili da persone che non stanno in quel 20% di italiani che sono in grado di leggere un giornale. Altrimenti, ed è questo credo il motivo, altrimenti c'è Grillo, a cui io non, come dire, io non penso che il Movimento 5 Stelle sia il demonio, penso che sia l'espressione di un'incazzatura gigantesca, di un rifiuto gigantesco di questa politica. E badate, penso anche che sia in qualche modo sana, ci è andata bene, altrove sono successi, pensiamo alla Grecia, dei disastri molto più preoccupanti. Che cos'è che si deve dire? Io credo che si debbano dire poche cose. Siamo partiti dalla guerra. La prima cosa che una forza, un partito, un movimento, un gruppo, chiamiamolo come vogliamolo, non mi importa, debba dire, è che si devono tagliare alla radice le spese militari. Per i dati che dicevo prima. Non un soldo alla scuola privata. Poi se uno se la vuol fare, se la fa, ma per i fatti suoi. Bisogna rendere, tornare a far essere universale il diritto alla salute, che badate è un diritto anche individuale che ciascuno di noi ha, il diritto alla salute. Non è difficile, ci dicono che costa troppo, non costa troppo, basta non dare più i soldi alla sanità privata e fare in modo che il privato che ruota intorno alla sanità pubblica non sia così foraggiato orrendamente. Non lo dico per dire, lo dico perché ci ho lavorato dentro la sanità, so quanto si potrebbe risparmiare. Voglio dire è che su questa meravigliosa mappa per arrivare alla felicità non bisogna più fare passi indietro se si vuole definirsi di sinistra. Mai più passi indietro sulla Costituzione. Un saluto e un abbraccio. Ringraziamo Masio Notariani. Allora, nel corso del pomeriggio leggeremo dei messaggi che sono stati mandati a Michi Vendola da amici di SEL che non possono essere qui con noi a causa di impegni già presi. Il primo che leggiamo è quello di Nadia Urbinati, politologa, docente della Columbia University. È miope pensare che non ci debba essere divisione tra destra e sinistra. Quando la democrazia nacque con Solone, quel saggio di saggezza popolare chiese ai cittadini ateniesi di schierarsi per difendere la loro libertà, di non stare neutrali. La politica ha bisogno di ideali e gli ideali fanno discutere, dividono e appassionano, non rendono omologati o univoci, omogenei e neutri. Volere o non volere una sanità pubblica è una questione di interpretazione della società democratica, non l'esito di un'analisi neutra. Volere o non volere buone scuole pubbliche anche. Solo i mercati immaginati nelle business schools fantasticano di agenti perfettamente informati e calcolatori razionali. La sfida è piuttosto quella di riuscire a mettere in moto un pensiero politico che metta in primo piano le aspettative dei cittadini, che metta al centro le luci dell'Assemblea Nazionale dell'Università Bene Comune, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Bari. Tutti. Io insegno e da alcuni anni la cosa più bella che insegno è questa, la Costituzione a scuola. Oggi sono qui come esponente di UNIBEC, Università Bene Comune, che è un laboratorio di idee e di pratiche dei lavoratori e delle lavoratrici della conoscenza, di docenti dell'università e della scuola, di ricercatori. Lavoriamo tutti a stretto contatto nell'impegno comune di difendere l'istruzione pubblica, l'istruzione statale, dagli attacchi che sono stati fatti in questi ultimi anni, dalle riforme Gelmini che hanno distrutto scuola e università italiane e dai tagli draconiani di Tremonti che oggi mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa della scuola e dell'università italiana. Noi di UNIBEC appoggiamo il Comitato Referendario di Bologna,
articolo 33, presieduto da Stefano Rodotà, che finalmente, promuovendo il referendum contro il finanziamento pubblico delle scuole private, ha messo definitivamente a nudo questo scandalo, lo scandalo del finanziamento delle scuole private che da anni si perpetua in Italia. Con buona pace della Costituzione, che all'articolo 33 dichiara esplicitamente che enti e privati possono istituire le loro scuole, ma senza oneri per lo Stato. Andiamo a Anna Angelucci, che è stata ligia al suo tempo, 5 minuti esatti. Allora, leggiamo un altro messaggio che ci arriva da Lanfranco Turci, coordinatore del Network per il Socialismo Europeo. Caro Vendola, il Network per il Socialismo Europeo desidera anzitutto esprimere a te e alla direzione di SEL il più convinto apprezzamento per la vostra decisione di richiedere l'iscrizione al PSE. Solo da questa base è possibile dare efficacia alla ricerca e alle lotte contro la globalizzazione neoliberista e contro la crisi che di essa è espressione. Per costruire un'Europa democratica, capace di difendere il lavoro e il welfare, e per costruire un nuovo modello di sviluppo, noi restiamo convinti che senza la costruzione di un grande partito di sinistra, popolare, unitario e di orientamento socialista, non sarà possibile avviare a soluzione la crisi del nostro paese e soprattutto ridare speranza e motivazione alle grandi masse di lavoratori, di disoccupati e di giovani e di donne che soffrono questa crisi. Messaggio di Lanfranco Turci. Accogliamo sul palco l'assessore all'ambiente e alla città sostenibile di Venezia, Gianfranco Bettin. Ciao. Ciao, come si dice a Venezia e in tutto il mondo, questa parola che è nata nella nostra città così locale e così globale che ha fatto il giro del mondo. Una parola bella contro dentro un mondo in cui circolano tante parole brutte. E anche con le parole si contrasta il guasto del mondo. Dopo di me parlerà Nicola La Gioia, che è uno dei più bravi narratori dell'Italia di oggi, le cui parole ce la spiegano bene. Solo un minuto o due, perché siamo in tanti e vogliamo dire tante cose. La mia è circoscritta, riguarda quello che succede nei territori, nelle nostre città. Penso ne parlerà anche Massimo Zedda poi, il sindaco di Cagliari. Una delle cose giuste, più urgenti e più necessarie da fare oggi è questo: restituire libertà ai comuni, restituire risorse ai comuni, che significa restituire libertà e risorse alle comunità, alla gente di questa Italia non divisa ma organizzata. Fare un amico è un grandissimo attore, Leo Gullotta. Grazie. Non voglio rubare tempo ai tanti interventi importanti. Sono un cittadino come voi, incazzato, abbrutito, stupito, imbarazzato. Serve superare gli steccati, far incontrare le tante persone, le tante culture che vogliono costruire la sinistra di oggi. C'è bisogno di sinistra. Grazie, a presto, arrivederci. Bene, io invito Veronica. Veronica Lario. Sì. Allora, io volevo leggere un pezzo di un racconto di Christian Raimo che ha usato dei veri e propri curriculum mandato da dei lavoratori precari per ottenere un posto di lavoro. Lo leggo per introdurre un altro scrittore, Nicola La Gioia, che ci parlerà di cultura.
Io sono specializzata in, che non riesco a capire se sia una qualifica che effettivamente vale nel mercato del lavoro, ma avendo cominciato a lavorare che avevo neanche, non mi posso lamentare del fatto che oggi a distanza di la mia formazione è stata comunque articolata, piena di esperienza. Veronica Cruciani. Era un racconto di Christian Reim, giornalista e scrittore. Parliamo di cultura con un altro scrittore. Sei già entrato? No. Nicola La Gioia. Ciao, io in questi minuti che ho a disposizione vorrei parlarvi di quello che secondo me è il nostro deficit culturale, cioè il deficit della sinistra quando prova a occuparsi di cultura. La politica, anche quella di sinistra, spesso oggi è poco informata su ciò che accade veramente nel mondo della cultura, oltre anche peggio, vive la cultura, viviamo la cultura certe volte come un modo per sentirci migliori degli avversari politici. Il problema è che la qualità dei consumi culturali, della classe politica, a volte anche di sinistra, oggi è spesso pessima. Ciò che sa di cultura, la politica, lo apprende fondamentalmente dal mezzo che più in teoria si illude di criticare, la televisione. Al limite lo apprende dalle pagine culturali dei grandi giornali, che però non di rado sono spazi oggi innocui o pubblicitari. Allora, per esempio, quale dei nostri uomini politici sa, per esempio, che nel decennio appena passato l'Italia si è fatto il teatro di ricerca più importante d'Europa? Chi tra i nostri uomini politici è andato a vedersi, per esempio, non so, gli spettacoli della Società Raffaello Sanzi, di attività culturali dal basso? Lì c'è il Valle, il Cinema Palazzo San Lorenzo, Piccoli Maestri, un gruppo di scrittori che all'Esquilino fa ripetizioni gratuitamente agli studenti delle scuole superiori. Oppure ci sono un sacco di riviste, basti pensare allo Straniero, le librerie indipendenti, le case editrici indipendenti che ci sono per esempio in questa città, le compagnie teatrali che sono in crisi. Ebbene, io sono certo che nessuno, per fare l'esempio di Roma, però poi estendetelo, nessuno dei candidati sindaci di Roma ha mai frequentato davvero queste realtà, se non per motivi di agenda, quindi mai per un reale interesse, mai per quella reale curiosità che poi è alla base della vera conoscenza. Allora, da una parte cominciamo a conoscere il territorio su cui agiamo. Un altro peccato certe volte è quello di preferire i temi alla qualità. Non è che l'arte non è la politica, non è che per forza perché un film o un romanzo parlano di pizzica o migrazione sono buoni di per sé. Guardate che l'arte è una cosa e la politica è un'altra. L'arte deve essere, può essere contraddittoria, ambigua, spiazzante. Invece noi ci troviamo ad avere una politica, il contrario, che spesso è troppo artistica, cioè troppo è contraddittoria e ambigua. Paradigma della situazione sociale, politica e culturale vigente in questo momento in questo paese. I cosiddetti esodati non rappresentano un errore, come hanno voluto farci credere le lacrime della Fornero, ma l'esito previsto, oltre che prevedibile, delle politiche in atto che cercano ovunque di drenare denaro dai soliti noti. Noi siamo le prime vittime. Inizio ricordando che la riforma delle pensioni targata a Fornero è stata emanata con un decreto legge, senza alcuna delega specifica da parte del Parlamento, in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Inoltre, l'ex presidente della Camera Fini, a maggio 2012, parlava di modificare al più presto possibile la legge per garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali in materia di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. D'altra parte, le relazioni annuali dell'INPS nei 5 anni precedenti, dal 2006 al 2011, assicuravano nero su bianco che il sistema previdenziale privato era inattivo ed in equilibrio fino al 2050. Mentiva l'INPS, e se così fosse, perché non sono stati rimossi i suoi vertici? La verità ne viene di conseguenza: la necessità di quella riforma era esclusivamente di far cassa e dare il segno dell'austerity all'Europa. Grande economista. Oh, io a proposito di economia e quindi di crisi, una curiosità. Queste sono notizie fresche dall'altro lato del mondo. Sapete che succede in Sud America? Da un po' di tempo c'è una nuova specializzazione delinquenziale. Si chiamano i robapelos, non è uno scherzo, eh? Si tratta di questo. Sono bande di ragazzi e ragazze
che girano per le città armate di forbici. Una volta individuata la vittima, la immobilizzano e con dei rapidi e rozzi colpi di forbice tagliano i capelli. Ovviamente le vittime al 90% sono ragazze con i capelli lunghi, perché un chilo di capelli in Argentina può valere 300 pesos. Se sono biondi ancora di più. Ecco perché io i capelli me li sono già tagliati. E con questi chiari di luna c'è da avere paura. Dunque, andiamo avanti. Invitiamo sul palco Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. Compagni e compagni, siamo qui oggi per decidere che cosa si intende fare, che cosa sia la cosa giusta, che cosa sia giusto fare oggi. E il problema, almeno per come lo vedo io, non è il compromesso in sé. Anche in famiglia si raggiungono alla fine compromessi, persino nelle coppie, nelle relazioni, quindi non è il termine. E mi sono cimentato nel capire che cosa fosse questo compromesso. Ecco, noi non siamo di certo di fronte al nuovo compromesso storico, come pure molti politologi si sono attrezzati e si sono, come dire, spinti nell'approfondire il tema e nel far paragoni, così come non siamo al venir meno delle ragioni alla base della distinzione tra destra e sinistra. E l'unica metafora che mi è venuta in mente è quella culinaria. Io conoscevo la torta della nonna, squisita. Quello che abbiamo invece sotto gli occhi è il ciambellone dello zio, la cui ricetta è un terzo di PD tostati, un terzo di PDL fatti preventivamente lievitare quanto basta e avanza e un terzo di tecnici sparsi. E sopra alquanta panna montata che dà quel gusto dolce della vita ben noto esodati e giovani senza lavoro. Il tutto in forno. Ad alte voglio leggere un messaggio che ci è stato mandato dal sindaco di Genova, che doveva essere qui, ma per le vicende che sono accadute pochi giorni fa non è potuto venire. Intendo manifestare la mia adesione agli obiettivi dell'iniziativa che avete promosso. Sento anch'io l'esigenza di contribuire insieme alla costruzione di una sinistra moderna e di popolo nel contesto del socialismo europeo. Una sinistra capace di definire una politica di welfare e di investimenti pubblici per lo sviluppo e il lavoro, di valorizzare le autonomie locali, di tutelare i beni comuni e l'ambiente. Si tratta dunque di una politica di cambiamento di cui si vedevano i lineamenti nel programma elettorale di Italia. Un momento per dei ringraziamenti numerosi. Dunque, abbiamo ricevuto il l'ultimo messaggio che ci è stato mandato da Maurizio Landini, segretario generale FIOM-CGIL. Caro Niki, ti ringrazio per l'invito in piazza Santi Apostoli per sabato 11 maggio, ma non posso esserci perché sono impegnato a Foggia in un'assemblea con le delegate e i delegati degli stabilimenti della FIA. Messaggio che ci è stato mandato da Maurizio Landini, segretario generale FIOM-CGIL. Caro Niki, ti ringrazio per l'invito in piazza Santi Apostoli per sabato 11 maggio, ma non posso esserci perché sono impegnato a Foggia in un'assemblea con le delegate e i delegati degli stabilimenti della FIA. Di questo pomeriggio, una grande giornalista che si è sempre distinta per il suo impegno civile e il suo non avere paura, Concita De Gregorio.
buonasera. Mi perdonerete, ma io non sono abituata a parlare a una folla così grande, quindi siate indulgenti. Sono venuta soltanto a dire pochissime cose, anch'io voglio ascoltare, soprattutto ho ascoltato Rodotà con grande piacere e voglio ascoltare Nichi Vendola, però due cose le voglio dire. La prima è questa, io credo che, come diceva il professor Rodotà un minuto fa, ognuno debba fare la sua parte, e per quello che può e per quello che sa, per la competenza che ha. Io non faccio politica di mestiere, ho un altro lavoro, ho un'altra competenza, però penso che ciascuno di noi nel suo ambito, in un momento come questo, debba fare la sua parte e aiutare un processo che ci deve portare fuori da qui. E siamo tutti quanti sfiniti, stanchissimi di aspettare il momento giusto per poter fare la cosa giusta. E questo, secondo me, è davvero il momento di, con un colpo di reni, provare a farcela e mettere in piedi qualcosa che cambi questo paese finalmente, che si è impantanato in una specie di laguna. Questa sera lo slogan della serata è "Fa la cosa giusta". Io sono venuta anche per dire questo, che conosco moltitudini di persone in questo paese, milioni di persone che fanno la cosa giusta e la fanno silenziosamente a casa loro, nel loro posto di lavoro, nelle loro famiglie. Vengo da una riunione di insegnanti che fuori orario il pomeriggio si occupano dei loro studenti pagati due soldi. Ecco, sono persone che fanno la cosa giusta perché ci credono.